Buongiorno e buona domenica a tutti da Speciale News Web 24. Inevitabilmente questa edizione del nostro giornale sarà tutta interamente dedicata alla vicenda del coronavirus. Intanto la situazione a livello nazionale. Sono 1049 le persone che ad oggi risultano positive. A queste si aggiungono 22 persone decedute e 50 guariti in tutta Italia. Il Premier Conte, dopo una riunione, con i governatori, e tra l'altro si sono registrate delle tensioni per i fondi destinati all'emergenza. Conte promette nuovi interventi al lavoro per un secondo e un terzo provvedimento. Puntiamo a una terapia d'urto, dice. Non ci fermiamo qui. L'Italia ha bisogno di una grande spinta economica. Vogliamo creare una grande accelerazione degli investimenti. La regione Friuli Venezia Giulia informa anche di un caso sospetto a Gorizia. Le scuole riapriranno in tutte le regioni italiane, tranne che in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Questa è la situazione a livello nazionale. Ma andiamo nello specifico per quel che riguarda la provincia di Foggia. Dunque, l'emergenza coronavirus è sbarcata. Un caso sospetto si è verificato ad Ascoli Satriano, dove sono in quarantena un nucleo familiare di 17 persone, dopo aver ricevuto la visita di un parente che arrivava da Soresina. La ASL Foggia, seguendo le indicazioni provenienti dall'ospedale di Cremona, ha proceduto all'intervento di quarantena per tutto il nucleo familiare. La diocesi di Cerignola Ascoli Satriano si è mobilitata e in una nota a firma del vescovo, Monsignor Luigi Renna, ha impartito delle regole in merito alle messe che verranno officiate da questa domenica e nelle successive, sino a nuova comunicazione. La provincia di Foggia ha deciso la sanificazione delle scuole di Cerignola e Foggia. Il presidente provinciale Gatta ha accolto le preoccupazioni del settore scolastico in merito a questa vicenda. Le operazioni avranno luogo dal lunedì 2 marzo e si concluderanno mercoledì 4. Ma come avete sentito anche dai titoli del nostro giornale, l'emergenza inevitabilmente ha colpito non soltanto il fattore culturale, ma anche quello turistico e si stanno cominciando a registrare numerose disdette in merito appunto alle prenotazioni negli alberghi. Saverio Serlenga. Reggio del Manfredi, buongiorno, sono Matteo, come posso aiutarla? Sì, prego. Vuole cancellare la camera, signora? Qual è la data di arrivo del cognome? Ok. Mi può dire il motivo, gentilmente, signora? Ma guardi, al momento qui non c'è nessun rischio in Puglia. L'albergo è aperto e siamo totalmente funzionanti, non c'è nessun rischio di coronavirus. Va bene, se preferisce così ne prendiamo atto e la cancello gratuitamente. La psicosi del coronavirus non risparmia nemmeno la capitanata, fioccano le prime disdette, soprattutto sul Gargano, da turisti provenienti dal nord. Quante disdette sono arrivate? Parecchie purtroppo, sono arrivate molte disdette, soprattutto dal mercato business, per la mancanza di commesse nella zona, e dal mercato leisure, soprattutto dai clienti più anziani, spaventati appunto dal nascente coronavirus. Intere comitive di pellegrini diretti a San Giovanni Rotondo hanno annullato le prenotazioni e si temono ricadute pesanti sulla Pasqua e i weekend primaverili. La preoccupazione di Confcommercio Foggia. Ma quello che ci preoccupa tanto sono le programmazioni dei gruppi che iniziano da marzo fino a settembre-ottobre. Abbiamo già avuto le prime disdette dei gruppi di marzo, quindi speriamo che questa situazione venga ad una soluzione perché altrimenti è devastante, cioè forse uno dei settori più trainanti in questo territorio verrà messo in ginocchio. Quindi speriamo veramente che qualche cosa si risolva e ritorni un po' di ottimismo in questa situazione. Dal Touring Club italiano arriva la proposta di sospendere la tassa di soggiorno. Io penso che, come prima azione da fare, sarebbe quella di rendere più competitivo questo paese abolendo almeno per il 2020 la tassa di soggiorno. Penso che sia un grande, passo avanti per far sì che i viaggiatori possano scegliere ancora l'Italia come più bel paese d'Italia. Purtroppo diciamo che può anche essere che questo virus sia frutto dell'invidia delle nazioni a noi vicine.
Anche lo sport ha risentito dell'emergenza coronavirus. Per questo weekend sono ferme le attività di pallavolo e quindi temporaneamente sospesi sia il campionato di pallavolo Serie B1 donne, in cui Milan, Fenice e Libera Virtus, che la pallavolo Cerignola in Serie C donne. Confermati invece gli impegni per quanto riguarda il campionato di Serie C Silver di basket, con il Basket Club Cerignola che oggi pomeriggio ospita al Pala di Leo la Diamond Foggia e l'Audace Cerignola che nel campionato di calcio Serie D affronterà in trasferta la Gelbison Lucania. Intanto nel campionato nazionale di Serie A 5 partite sono state rinviate al 13 maggio, tra cui quella più attesa Juventus-Inter, insieme a Sampdoria-Verona, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ed Udinese-Fiorentina. In pratica oggi si giocheranno altre due partite, alle 15 Lecce-Atalanta ed alle 18 Cagliari-Roma. Ieri sera la Lazio ha battuto il Bologna per 2-0 e quindi si porta in testa la classifica ed il Napoli ha battuto il Torino per 2-1. Per tutti i riflessi della giornata sportiva, o almeno di quella che ne rimane, vi diamo appuntamento come sempre alle 13.30 con il nostro telegiornale sportivo Sport Report. Per questa edizione del telegiornale, almeno per questa prima edizione della domenica, ci fermiamo qui. Prossimo appuntamento questa sera alle 19. Grazie per l'ascolto e a più tardi.